quelli che sono collegati via internet per questa diretta della conferenza stampa del 10° torneo Città di Perugia, che si svolgerà il 20 maggio sui campi dell'area verde di Animassia. Siamo qui ospiti del Comune di Perugia, nella splendida sala della Baccara, e iniziamo subito la conferenza di presentazione che aprirà il presidente del Rugby Perugia Junior, Federico Baldinetti. Grazie, buongiorno e grazie a tutti per la vostra partecipazione. Allora, siamo qui per presentare questa 10ª edizione, che torniamo un po' alle origini, perché per chi ricorda che c'era nel lontano 2009, quando ideammo questa manifestazione per festeggiare i 40 anni del Rugby a Perugia, pensavamo subito appunto di individuare questo torneo alla città di Perugia, e quella della conferenza stampa, che la sala della Baccara, era una consuetudine che in primi anni abbiamo sempre praticato, poi abbiamo lasciato un po' correre per non incorrere in qualità in ripetitivi. Però ecco, per la ricomprensione del 10° anniversario, per andare giusto, tornare doveroso, tornare un pochino a casa di quello che è il torneo di cui ormai è conosciuto come il torneo di Perugia. E dicevamo anche che nel 2009, celebrare questo quarantennale della Rugby a Perugia. Siamo un po' meravigliati con noi stessi, in qualche maniera orgogliosi di essere qui anche a distanza di così tanto tempo. Non so quanti avrebbero non scommesso sul fatto che una iniziativa nata in maniera così personale e estemporanea avrebbe avuto un po' di successo che sta avendo adesso. E questo è dovuto sicuramente al teatro, che è un po' unico nel suo genere, perché se è vero che i tornei di mini rugby ci sono molti in Italia, ai quali evidentemente ci siamo ispirati in tutti, è anche vero che, diciamo, il teatro, la location, come si dice, del torneo di Perugia è unica nel suo genere, perché avere un'area verde piena di impianti sportivi, ma non solo, ma che diciamo così, una morfologia che si presta così bene ad un evento di questo genere, è sicuramente un po' tra l'altro la formula che abbiamo ideato fin dall'inizio, cioè quella di fare un torneo open air dove i bambini potessero giocare su qualunque spazio, qualunque fazzoletto di terra, minimamente in minimi condizioni di praticabilità, anche questo è stato un po' un inedito che ha riscosso subito il favore delle squadre, che negli anni sono passate dalle 80 iniziali fino alle 100, 110, fino al record dell'anno scorso, che ha sfiorato le 120 presenze. E quindi diciamo, ringraziamo tutti quelli che in questi 10 anni hanno reso possibile la disputa dei tornei. Veramente tante cose sono cambiate dal 2009 a oggi, per nasconderlo, la situazione all'interno del rugby è cambiata radicalmente, però insomma, noi siamo più presenti, ci siamo, e ringraziamo in particolar modo quelli che hanno portato anni nonostante tutto. Penso a personaggi appunto delle storici che ci sono sempre stati, che continuano ad essere con noi, come la Francesca, insomma, ci sono dei soggetti che hanno fatto tutte le 10 edizioni del torneo. La presenza del sindaco per noi oggi è molto significativa, non solo perché appunto come padrone di casa, fa i onori di casa oggi, e li farà, e ci avrà messo anche alla premiazione di domenica pomeriggio, ma anche perché auspichiamo che questa ricorrenza, questo evento sia un pochino un voltare pagina, segni una stagione nuova anche dei rapporti tra la nostra associazione e il comune, anche qui non nasconderci, veniamo da un anno travagliatissimo, no? Anche dei rapporti appunto dovuti al fatto ai cambiamenti che ci sono stati all'interno del nostro movimento, che hanno avuto dei riflessi anche a livello istituzionale. Noi confidiamo molto nel sindaco, che peraltro non ha mai fatto mancare il suo appoggio alla nostra situazione e alla nostra attività, nella speranza che appunto questo evento segni l'inizio di una stagione nuova, dove per poter fare quello che facciamo ormai da più di 20 anni, no? Se vogliamo tornare ancora più di tempo, da quando esiste la Rugby Perugia, diventi ordinaria amministrazione, che non si debbano fare le barricate né
penso alle associazioni della società del Vespa, penso al Vespaggio che fa sempre aperto le porte con grande signorità e con grande gentilezza nei nostri confronti, e quindi ringrazio il Presidente Santo Padre che mi ha detto appunto alle strutture di Animassia, e così come il nostro Morcino, il Presidente Colletti, che è stato vicino anche in momenti complicati e non mancherà anche quest'anno di mettere a disposizione la struttura. E quindi grazie anche all'aiuto di queste realtà che sono diverse dalle nostre ma che comunque fanno sport come noi, quindi abbiamo questo comune sentire nel senso della pratica sportiva, e ci dice la possibilità anche quest'anno di svolgere l'evento. Ringrazio chiaramente anche il Teatro Capitale, ringrazio il Sessore Bartolini che poi parlerà, così come ringrazio gli amici della che anche qui ormai da 7-8 anni legano. Una città, infatti tutta l'area del percorso verde viene denominata requisiti, quindi il nostro primo cittadino è lì presente, sarà presente ovviamente anche alle premiazioni, impegni permettendo, e questo ci dà modo di dire che il rugby riesce a portare tanta gente, fa turismo, fa socializzazione da parte di tanti gruppi, e chi meglio del nostro primo cittadino credo ne possa essere fiero. La parola ad Andrea Romizzi, sindaco della città di Perugia. Innanzitutto ringrazio i presenti, l'assessore, invece di avere Antonio Bartolini, presidente, e gli altri gradi ospiti che sono qui al tavolo con me. Innanzitutto i miei complimenti per quanto fatto in questi 10 anni, perché davvero un torneo che ha saputo convincere tante altre belle realtà e squadre che provengono da ogni dove, davvero fa pressione perché il numero di piccoli atleti che verranno a visitare questa città grazie a voi. Mi ricollego anche alla valenza che queste iniziative hanno sul versante del turismo e del turismo sportivo, a cui già funziona tanto, ci sono tantissime belle esperienze tra queste certamente di alunna del rugby. Poi è impressionante anche come verrà allestito il Gianni Massiano, che è stato un campo davvero unico, che penso pochi altri città possano vantare per questa occasione. Io, quest'anno, il Presidente, non invidiavo i volontari che lavoreranno in quella giornata lì, perché penso che insomma sarà molto impegnativa, ma certamente di grande soddisfazione. So bene, non ti nascondo, sono le difficoltà che affrontate, so anche bene che tentativi di mediazione spediti un po' da tutti, anche l'assessore come Risco, hanno avuto esiti particolarmente felici, proprio perché dobbiamo cercare davvero di tentare ancora ricercare uno spirito di convivenza e di capacità di collaborare. Questa è, io mi sono rendendo conto da sindaco di quanto me ne rendessi conto il cittadino, che se oggi abbiamo qualche mancanza in questo nostro paese, questa capacità un po' intanto di provare a parlarsi di più e quindi anche la capacità di trovare una collaborazione. Si fa sempre prima a trovare gli elementi che ci distinguono piuttosto di quelli che invece possono essere reciproco arricchimento, quindi continueremo a lavorare in questa direzione, nella speranza che si possa arrivare a qualche risultato più felice, anche perché credo che insomma, se lo meritano soprattutto i tanti atleti, soprattutto più piccoli, che stanno crescendo in questa disciplina e anche i valori che essa poi veicola di vita, di stile di vita e di umanità.
preziosa collaborazione. Speriamo che possiate trovare un grande massiale più possibile in condizioni di rigore e pulizia. Sapete che questa è la stagione della mela dell'erba, le prime cose che mi hanno insegnato è la primavera. Abbiamo questa sfida improba, però speriamo che davvero possiate avere qua con le condizioni che vi ricordo per il valore di questa manifestazione. Grazie. Come accennato già il sindaco, il rugby è un portatore di valori. I nostri valori come il lavoro di squadra, la disciplina, il divertimento, il rispetto e la sportività sono conosciuti a tutti, ma vengono praticati in maniera attiva nel gioco del rugby. Questo per formare bambini e bambine per il futuro. Nel passare la palla idealmente all'assessore regionale Bartolini, sentiamo come lo sport in Umbria, con questi eventi, come si muove lo sport in Umbria per far crescere i cittadini del futuro. La parola all'assessore Bartolini. Saluto a tutti i partecipanti, saluto naturalmente in reciprocità, in collaborazione, perché appunto me l'hanno molto apprezzato. Collaborare, naturalmente noi ci abbiamo molto da fare. E naturalmente il ringraziamento al presidente Maldinelli, che mi lega l'amicizia con il Corramo, che nasce al tempo che ho fatto militare insieme, quindi siamo commilitori. E quindi quello spirito di squadra e cameratismo lo bene, l'abbiamo condiviso anche in altra forma, però insomma lo conosciamo. Certamente lo sport in Umbria è una leva molto importante, un po' il discorso che ha fatto adesso Andrea Nizzi, il tema dello sport e turismo, perché in realtà queste manifestazioni sono molto importanti perché innescano un meccanismo virtuoso per vari motivi che ben conoscete, anche non solo sotto il profilo della manifestazione sportiva, che sicuramente ha una sua aspetto principali, che sono valori appunto vengono portati anche nei regni di disciplina, sportività, squadra eccetera eccetera, però indubbiamente per il comune, la città di Perugia e per la regione sono anche degli eventi che 107 squadre, che io da tutta Italia, dal nord al sud al centro d'Italia, consentono di far apprezzare la nostra città, la nostra regione e rompere un po' quel diciamo tabù che fino a poco tempo fa, ahimè, abbiamo subito, soprattutto a causa del terremoto. Far vedere famiglie, l'occasione che state, far vedere che c'è una città che funziona, una regione che funziona, che ci sono tanti servizi e sicuramente riteniamo, no, una dei migliori biglietti da visita che abbiamo. E poi naturalmente vanno apprezzati tutti. Ricordo che la città di Perugia in particolare nelle classifiche del Sole 24 Ore è sempre ai primi posti, continua a essere sempre ai primi posti per essere una città con le migliori strutture sportive e quindi anche sotto questo profilo il fatto di avere un sito come quello di Via di Massiano consente questo tipo di manifestazioni e continuare a mantenere questo vanto per la nostra città. Quindi naturalmente sono qui a testimoniare gli auguri di un buon lavoro e di un successo per questa manifestazione. Grazie all'assessore. Il rugby per questo torneo prevede le categorie dall'under 6 all'under 14, quindi per i bambini che vanno dai 4 fino ai ragazzi dei 14 anni. È un'attività in crescita in tutta Italia. In Umbria il nostro club conta 207 tesserati, la realtà più grande ha la grossa responsabilità di portare proprio lo stile davanti a tutti gli altri, in maniera che possano essere anche ricalcate e migliorate certe caratteristiche. Passo la parola a
al tecnico federale Fabrizio Pastellini, in rappresentanza del Comitato Regionale Umbro, che sicuramente ha la competenza e la conoscenza di come si sta muovendo il REP in Umbria e anche ovviamente in Italia. Sì, buongiorno a tutti, porto i saluti della federazione che chiaramente diciamo su queste iniziative può essere solo orgogliosa che comunque i club riescono a organizzare questi eventi di questa portata, sia organizzativi sia con partecipazioni che poi assumono anche un valore tecnico. Per fare un pochino il punto su quello che è l'attività, sicuramente il trend su quella che è l'attività dei mini rugby comunque sta andando in crescita sia nella nostra regione, chiaramente c'è chi la porta avanti in maniera un pochino più veloce, chi riesce a riprendere un pochino più bassi, che vanno anche rispetto alle loro organizzazioni, però tutto sommato è un trend in crescita anche in generale in Italia, che avviene questo sulle attività. E sicuramente queste manifestazioni, questi tornei sono fondamentali perché appunto per i club che solitamente giocano in ambito regionale sono anche dei momenti di verifica del lavoro che viene fatto, perché possono mettere in competizione su vari livelli anche squadre che sono di livelli più alti e quindi hanno la necessità di confrontarsi in situazioni insomma differenti. E sicuramente una situazione importante che fa parte dei nostri valori, che è la disciplina, in una manifestazione di questo genere si può riscontrare. Per noi la disciplina non è soltanto il momento della gara, quindi devo rispettare avversari, arbitro e regolamento, ma la disciplina va da quando inizio la trasferta a quando mi alleno e anche alla disciplina del gioco, quindi devo rispettare quello che i miei giocatori o tecnici mi dicono. Quindi sicuramente rispettare gli altri, rispettare un po' le manifestazioni, la parte disciplinare in queste attività si vede. Grazie Fabrizio. Grazie a voi. Il rispetto, l'educazione verso l'altro è uno dei valori più grandi del rugby, fatto per far crescere uomini e donne nel futuro. Non sapremo se saranno campioni, speriamo per loro, ma sicuramente saranno uomini e donne e si troveranno davanti i problemi e quindi il rugby è sempre unito ad un aspetto etico. Il nostro torneo da tanti anni è unito alla Fondazione Ronald che vive giornalmente quello che noi cerchiamo di spiegare quando c'è il momento del sostegno del gioco. Loro vivono in altri ambiti. Passo la parola a Marco in rappresentanza della Fondazione Ronald. Grazie. I ringraziamenti vanno agli organizzatori, vanno agli sponsor, alle istituzioni, quindi c'è questa iniziativa che ci vede ancora una volta legati insieme in una comunità di intenti assunta, il nostro pensiero che il rugby sia una vera e propria fucina umana di valori. Vi racconto brevemente che cosa facciamo noi di Fondazione per l'infanzia Ronald McDonald. Noi esistiamo in Italia dal 1999 e sosteniamo dei progetti che possono avere diversi impatti, diverse organizzazioni che sostanzialmente si pongono l'obiettivo favorire il mantenimento di un certo qual benessere per le famiglie e per i bambini, da dove comunque familiare il bambino si ammala. Allora, cosa succede? Succede che il bambino si ammala, bisogna di raggiungere una struttura ospedaliera, sanitaria, specializzata, e quindi entrano in gioco problematiche superiori che vanno ad aggiungersi al problema centrale. Problematiche che sono legate alla logistica, che sono legate alla disgregazione, quantomeno all'allontanamento temporaneo di due famiglie. Ecco, attraverso strutture che sono case di accoglienza, attraverso strutture che sono family room, attraverso strutture sanitarie, noi diamo sostegno a queste famiglie. Queste famiglie vengono ospitate presso le nostre strutture e quindi quantomeno riusciamo a impattare positivamente su questi aspetti. Le teniamo unite, le famiglie sono vicine, riescono a mantenere un certo quadrato di lucidità e di serenità, ovviamente relativa nel momento in cui affrontano delle problematiche decisamente importanti per la cura dei loro bambini.
Italia 37.000 famiglie, abbiamo generato 180.000 pernottamenti. Vogliamo ovviamente poter continuare e speriamo di poter continuare a crescere in questa mission che ci vede totalmente coinvolti. Per tornare al rugby, voglio dire che così come il nostro motore è la solidarietà, crediamo che anche la solidarietà all'interno delle squadre, soprattutto dei giovani atleti, sia un tratto distintivo. Io so, credo, forse dico una cosa inesatta, che nel gioco della rugby la palla si passa indietro, ma se dico una cosa inesatta, correggetemi. Allora, credo che sia uno sport dove il personalismo non esiste e dove la collaborazione e la crescita dei valori e il fair play siano importanti da coltivare per favorire la nascita e la crescita di generazioni future sempre più sensibili agli aspetti della solidarietà. Vi ringrazio. Grazie alla Fondazione Ronald, vi ricordo che potete aiutare, specialmente se siete collegati via internet, cercate il loro sito, cercate la loro pagina, c'è 5 per 1000 che potete donare e aiutare la Fondazione Ronald. L'aiuto che noi cerchiamo di dare alle famiglie è fare rugby gratis, quindi tutti gli allenamenti dei ragazzi del rugby Perugia Junior sono gratuiti. Questo grazie ai partner che ci aiutano tutto l'anno e a quelli che ci aiutano anche durante il torneo di rugby Città di Perugia. Passo la parola a Flaviano, che è rappresentante di McDonald's in Umbria, e lo ringrazio perché il terzo tempo che busseranno tutti i giocatori del torneo di rugby Città di Perugia, giunto alla decima edizione, quindi alla Gold Edition, sarà gold anche questo. Grazie. Grazie Roberto, buongiorno a tutti. Noi in qualità di sponsor come McDonald's siamo vicino a Verdi e a Roberto Federico ormai da diversi anni. Ci siamo avvicinati a questo sport per tutti quei valori che ormai sono riconosciuti. Devo dire che personalmente quello che ho apprezzato da subito è il modo di interpretarlo da parte di Federico e di Roberto, ci mettono tanta passione, così tutti gli allenatori, gli educatori che collaborano quotidianamente nel portare avanti questo progetto. Una delle cose che ha sottolineato Roberto poco fa, che sono rimasto stupito quando l'ho saputa anni fa, il fatto che non fanno pagare le famiglie la partecipazione veramente al resto di squadra per i ragazzi è stata veramente una cosa che quando ho saputo mi ha colpito, ho detto fatelo sapere perché non c'è nessuno sport, a meno che io sappia, che permetta questo. Associato a tutti i valori che ci sono, è fantastico. Noi siamo vicini durante un anno e chiaramente non possiamo mancare a questo appuntamento. Qui io ringrazio Minirelli perché ci dà l'opportunità di passare una giornata che è sì faticosa nei preparativi, in tutto quello che comporterà prima e durante, però è una giornata di unione, di spirito di squadra, di divertimento, di un sacco di valori, perché siamo lì ad organizzare vero il terzo tempo, ma è una cosa esclusiva anche là, perché c'è una collaborazione da parte di tutti i genitori, tutti i volontari, che veramente sono loro che siamo noi che aiutiamo loro in realtà, perché fanno tutto loro per giorno. Noi siamo lì ad accompagnare, però collaboriamo nel terzo tempo. Sulla parte nutrizionale, poi, perché se ne dica, io dico sempre, è vero, McDonald's.
sport per molti che non ci conoscono può sembrare una cosa distante, ma in realtà McDonald's è molto vicina ai valori dello sport e promuove sempre una sana alimentazione. Noi nel terzo tempo, con l'aiuto dei volontari, dei genitori, che ogni anno ci divertiamo tantissimo, portiamo un'alimentazione anche arricchita dalla frutta, dal parmigiano, quindi facendo ben attenzione a cosa dare, a come reintegrare insomma dopo le fatiche del campo. Saremo presenti anche, perché dato che lo sponsor etico è la Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald, allestiremo un consueto stand dedicato alla Fondazione dove promuoviamo, raccontiamo un po' quello che fa Fondazione e cerchiamo anche di raccogliere qualche donazione da devolvere poi alla Fondazione attraverso poi distribuzione di palloncini, gadget, insomma per fare un po' il tipo, un po' di colore che fa. Ringrazio ancora tutti e a domenica tornate a casa. Siamo in chiusura e la conferenza stampa di presentazione del 10° torneo di rugby città di Perugia si conclude. Quello che vogliamo portare è la gioia sui campi e la possibilità di far divertire tutti. Speriamo nel bel tempo e questo è il nostro saluto che facciamo direttamente. Intanto ringraziare già da ora tutti i genitori volontari che partecipano. Vorrei omaggiare come si fa nel rugby il sindaco della maglietta del torneo. Abbiamo fatto uno anche volevamo farlo anche per la stessa durata lì, ma ci devono le fanno le taglie. Si vede giù. Grazie a tutti.